Bentornati, bentornati tutti a Siamo Noi. E torna anche l'amata rubrica, amata da voi ma amata anche da me, dedicata alle grandi donne di questo nostro tempo, donne che si sono distinte nello spettacolo, nel cinema, nel teatro, ma non solo, donne che hanno affascinato tante generazioni diverse con il loro lavoro, ma anche con le vicende spesso della loro vita privata. E oggi tocca ad una diva degli anni 50 che ha fatto sospirare colleghi, registi, ha fatto sospirare il pubblico. Per lei è stata coniata l'espressione maggiorata. Oggi tocca a Silvana Pampanini. E Silvana Pampanini ce la ricorda Gloria Satta, qui do Buongiorno. Il benvenuto. Ben arrivata Gloria. Grazie. Gloria, collega, giornalista, storica, firma del Messaggero, una grande passione, un grande impegno professionale a servizio del cinema, dello spettacolo. Oggi mille peripezie per essere qui, c'erano le visioni di Cannes. No, perché siamo in partenza per Cannes, quindi tutto è tutto concitato, si comincia già a entrare nello spirito di Cannes. Perché Gloria Cannes lo segue dal 1981, a questo suo impegno a favore per il cinema, per farcelo conoscere, per farci entrare dentro questo mondo, le è valso anche la Legione d'Onore. Quindi un doppio grazie perché sei qui oggi. Grazie a voi di avermi invitato, una bellissima trasmissione, ci si viene veramente volentieri. Bene, oggi ci ringraziamo tantissimo. Senti Gloria, io parto dalla definizione che tu hai voluto, so che tu ami dare della Silvana Pampanini, cioè una diva irriverente. In sì. Che senso irriverente? Irriverente perché negli anni 50, anzi prima, perché ricordiamo, lei nasce a un concorso di bellezza a Miss Italia nel 46, quindi irriverente perché la sua bellezza esplosiva era talmente grande, talmente eccessiva per l'epoca, 46 è un'epoca che viene dalla guerra e il cinema è il cinema neorealista che parla delle miserie, della povertà, delle difficoltà. Lei era troppo e non vinse un'altra specie di sogno e lei diventò stai per dire non vinse, no, io ti interrompo perché approfitto della tua presenza qui per capire ancora qualcosa di più di Silvana Pampanini, questa bruna con quegli occhi verdi magnifici, ma la sua famiglia, perché noi magari abbiamo un'idea di lei come una popolana, ma popolana non era per niente. No, il papà faceva il tipografo, quindi era un lavoratore, lei era nipote di una cantante lirica, motivo per cui poi ha studiato piano. Perché lei ha studiato piano al conservatorio? Esatto, al conservatorio. Poi pare che proprio la maestra di conservatorio, vista la sua bellezza fuori dal comune, le iscrisse al concorso di Miss Italia nel 1946. Lei va, questo fisico statuario, questi occhioni azzurri, questa chioma corvina, eccetera, incanta tutti, ma non vince. Ecco, perché non vince? Spiegacelo. Tra l'altro quella era la prima, ricominciava il festival, ricominciava insomma il concorso Miss Italia, dopo la parentesi durissima della guerra, stresa, quindi in trasferta. Perché non vinse? Ma secondo me, cioè non è mai stato detto ufficialmente, però era troppo sexy per l'epoca, l'Italia non era abituata a vedere questi personaggi, queste donne così, questa fisicità così prorompente, ispirava il peccato, lei incarnava il desiderio degli uomini, però poi, visto che vinse un'altra, a furor di popolo dovettero darle un premio comunque, perché aveva talmente impressionato la giuria e il pubblico che poi questo premio lo vinse. Quindi sollevò un polverone, si fece naturalmente notare e da quel momento diventa proprio la sex symbol. Appariva spesso nei film, adesso vedremo oltre 60 pellicole, in pagliaccetto, e precede le due grandi bellezze che conosciamo, la Gina Lollobrigida e Sofia Loren. Ma è vero quello che ho detto presentandoti, che per lei è stata coniata quell'espressione maggiorata? Sì, è stata coniata, diciamo, intorno a questa espressione che poi ha connotato un costume, un cinema, un modo di pensare, una femminilità anche. Ci sono state varie interpretazioni, però la più accreditata è che venne coniata questa espressione da uno sceneggiatore, Sandro Continenza, proprio per lei, che interpretava una vedetta di varietà nel film leggendario di Steno, Un giorno in pretura, maggiorata, cioè aveva... Era tanta, era oltre. E quindi da allora in poi le maggiorate furono, diciamo, il simbolo della femminilità prevalente, no? La bellezza era identificata di quello prima che poi negli anni 60 arrivassero
Twiggy, le modelle filiformi, rovesciassero completamente quel canone di bellezza. Quel canone lì ha retto parecchi tanto. Decenni. È durato tanto e dura anche adesso, se noi le guardiamo, siamo qui a raccontarle queste attrici. La sua è stata una carriera cinematografica che ruota più o meno intorno a una sessantina di film. Sì. Quali sono quelli, secondo te, che meritano di essere ricordati? Beh, non so, I pompieri di Vigiù, 47 morto che parla, sono quelli interpretati con Totò, Un giorno in pretura. Poi ci sono titoli molto evocativi, La peccatrice, ecco, La bella di Roma, lì. L'incantevole nemica, che lei girò accanto a Buster Keaton addirittura. Ne ha fatti tanti ed erano tutti film che mettevano in grande risalto la sua fisicità, la sua bellezza e quella trasgressione, se vogliamo chiamarla così, trasgressione del tempo, che consisteva nell'esibirla questa fisicità. Infatti lei ha sempre interpretato film in cui aveva o il bikini o il pagliaccetto. Il pagliaccetto, lei è stata definita dal pagliaccetto, che era una specie di guépière che faceva vedere e non faceva vedere, quel vedo e non vedo. La sua seduzione è stata tutta giocata sul vedo e non vedo. Ecco perché. Che un po' forse l'ha anche imbrigliata poi nei ruoli, no? Esatto, questa l'ha immagine. Imbrigliata, la critica non l'ha mai presa tanto in considerazione. Era una bellissima che faceva i ruoli da bellissima, sono proprio quei ruoli che oggi un'attrice, oggi un'attrice di oggi non li farebbe mai, perché le attrici vogliono ruoli complessi, parlanti, si imbruttiscono addirittura, no? Ci sono tante attrici che vincono l'Oscar, mi viene in mente, cioè, abbiamo ricordato Virnalisi. Virnalisi, Virnalisi era impossibile che si imbruttisse perché era talmente però bella. Alla fine tra gli ultimi alla fine faceva la nonna senza complessi. Oggi le attrici, per essere la regina Margot, reclamano, esatto, ruoli in cui sono più brutte, più vecchie. All'epoca invece questa, il bene principale di un'attrice era quella bellezza, era la bellezza esibita e quindi era il suo strumento, bellezza che andava anche in bicicletta. Bellezza in bellezza bicicletta, in bicicletta, un altro film da citare. Ci siamo perché la sentiamo sullo sfondo. Io vorrei però adesso, Gloria, mostrare Silvana Pampanini in questo film che era un suo film celeberrimo, 47 morto che parla, accanto a Totò, a dirigerla Carlo Ludovico Bragaglia. Però fate molta attenzione alla differenza tra la voce della Pampanini che canta e quella della Pampanini che recita, poi con Gloria vi spiegheremo perché. Le piace il mio bijou, bijou, bijou. Ma non la vuoi capire, che non la fa sentire, per me ci vuoi di più. Di più? Di più. Ne vuole un nono degno della Pompadour. Bravo, bravo, meraviglioso, formidabile, bravo, bravo. Oh, merci. E smettila di fare la civetta. Ma quanto sei noioso. Ah, noioso? Adesso sono noioso. Io che ti ho raccolto in un tirassegno di periferia. Io che ho comprato perfino un'automobile per farti contenta. Io che ti ho messo sulla strada del successo. Ah, ma è successo. In provincia non so che farmi. Ah, sì? Io che potrei stare a Parigi, a Moulin Rouge, sì. Se tu non fossi una pappalessa che mi sta sempre appiccicata addosso. Io pappalessa? Sì. Io pappalessa? Sì, lasciami andare. Finiscila. Dove vai adesso? E Gloria non ci ingannano. No. Spiega un po' al nostro allora, pubblico quella, perché quella voce lì. Quella è la voce di Tina Lattanzi, se non mi sbaglio. Una doppiata mentre recita. Leggendaria doppiatrice italiana che ha doppiato quasi tutte le attrici italiane e straniere. Lei ha la sua voce quando canta perché ce l'ha bellissima, essendo poi educata dal conservatorio, eccetera. Però evidentemente per parlare la doppiavano. È buffissimo, credo che sia l'unico caso nella storia del cinema. Un'attrice che viene doppiata quando parla e non quando canta, di solito è il contrario, chi non è intonata viene aiutata dalla voce di una vera colpisce cantante. Colpisce davvero quel cambio, esatto. No? La Silvana Pampanini resistette, come dire, alla sirena di Hollywood che ha attratto tante attrici italiane che poi spesso però hanno fatto i bagagli e sono tornate indietro. Lei però viaggiò moltissimo, tanti film anche interpretati in Messico, pellicole che non abbiamo mai visto qui, ma anche in Francia. In Francia per lei fu coniato questo nome, Nini Pampam. Allora, prima di raccontare da dove nasce Nini Pampam, vediamola in un'altra pellicola. Di nuovo sfoggia le sue doti canore, l'hai menzionata tu poco fa, L'incantevole nemica di Claudio Gora, l'anno è il 1953 e dunque eccola Nini Pampam. Qui non ci sono le stelle, qui non c'è un quarto di luna ed io non so sognar su questo strano mar.
Non vedo l'Arno d'argento. Fra lei e questo tipo, il teatro lo riempiamo. Ma c'è il sole in cielo, pesa il cupo velo, sogna ancora il cuore la felicità. Venute qui a sognar col suo costume chic di pampani di pampani, la vedrà che successe tridimensionale, è bella anche altredì di pampani di pampani. No, perché poi uno si dimentica quanto erano davvero belle, come illuminavano la scena. Ma erano belle vere, poi sì, non c'erano senza gli aiutini, non c'erano gli aiutini negli aiutoni che ci sono oggi, cioè a quell'epoca non era il caso suo, ma al massimo si faceva per aiutare il viso di un'attrice, gli si toglievano due denti per sfinare il viso, questo era il massimo dell'artificio. Ma non lei, che aveva invece quel viso bello. È una bellezza, avete visto? È proprio una bellezza naturale, spettacolare. Ecco, spettacolare lei, altissima, con queste gambe leggendarie. Gli occhi. Esatto, gli occhi, le gambe anche a 90 anni aveva queste gambe splendide che giustamente esibiva anche da anziana. Erano la sua, il suo biglietto da visita. Esatto. Ma perché Nini Pam Pam la chiamavano i francesi? Ma perché i francesi poi mettono sempre soprannomi, no? Credo perché lei è un nome che evoca un po' un personaggio da Tabarin, perché lei faceva spesso la sciantosa, la soubrette, ha fatto tanti di questi ruoli, per cui le calzava perfettamente. L'amavano molto i francesi, l'amavano proprio tanto, perché riconoscevano in lei una sensualità molto, molto italiana. Lei è stato un personaggio molto, un sex symbol autarchico, ma orgogliosamente autarchico. Tu giustamente dicevi non è andata a Hollywood, ma perché? Lei l'America l'aveva trovata in Italia, era contenta così, era molto, molto corteggiata, ecco, molto ammirata. Adesso questo è un capitolo interessante, anche un capitolo misterioso, perché tante cose, tanti segreti se li è portati con sé. Sì. In questo film, Nell'incantevole nemica, tu lo menzionavi prima, lei ha recitato accanto al grande Buster Keaton, poi ha avuto tanti altri compagni di scena, Jean Gabin, Jean Gabin, il grande Jean Gabin, ma tanti anche tra i maggiori attori italiani. Esatto. Ricordiamo quali sono stati. Alberto Sordi, l'ultimo film che ha girato nell'83, Il tassinaro nel ruolo di se stessa, ma molto divertente, molto autoironico, devo dire, molto autoironico. Poi Mastroianni, Manfredi, Tognazzi, Gassman, praticamente tutti grandi del cinema italiano. Lei ha lavorato con tutti quanti, con grandi registi, Dino Risi, quello che hai fatto vedere. Lei ha fatto una signora, Amedeo Nazzari, ecco adesso vedo, ha fatto una signora carriera, forse non presa, sicuramente non presa troppo sul serio dalla critica. E avrebbe meritato invece maggiore attenzione. Forse, come dicevi tu all'inizio molto intelligentemente, si è fatta un po' ingabbiare da questo ruolo di super sexy, sex symbol autarchico, non è mai andata un po' oltre e non era presa in considerazione per un altro, per questo tipo di film. Senti, quanti di questi appunto compagni di scena ha fatto innamorare? Perché lei amava dire con una certa, perché tu l'hai ricordato, era una donna anche autoironica, diceva ho avuto più spasimanti e proposte che mal di testa. Sì, questo è vero, si favoleggiava che avesse fatto perdere la testa ai capi di Stato, Fidel Castro, ecco, Fidel Castro, vero, l'imperatore del Giappone, il presidente del Venezuela. E si diceva che avesse fatto perdere la testa a Totò, insomma lei ha sempre un po' giocato con questa leggenda senza mai confermare che avesse avuto dei flirt con Tyrone Power. Lei ha molto giocato su queste leggende senza mai smentire, senza mai confermare, perché faceva un po' parte del personaggio. Amava dire, le capitava di dire che il suo grande amore, quest'uomo rimasto in qualche modo misterioso, morto alla vigilia di un matrimonio, esatto, che non è mai stato celebrato, era il 1952. Esatto, altro sì. Non si è mai riuscito a capire, non si è mai sposata. Mai, lei sosteneva, raccontava, proprio perché aveva avuto un amore così grande, un dolore così profondo da non volersi legare. Ma in tanti hanno provato a portarla all'altare, per esempio ci fu un produttore, Mauri Sergas, che poi dopo di lei avrebbe sposato Sandra Milo, che provò a sposarla, si fidanzò e quando lei lo respinse, pare poco prima delle nozze, la portò addirittura in tribunale per farsi restituire per tutti i regali, quindi i regali, le pellicce, i gioielli. Lei aveva un guardaroba suntuoso,
da regina del cinema. Da regina, da gioielli da favola, e se li metteva, si incontrava anche negli ultimi tempi a Roma, non so, una prima di non teatro. Mancava una sola prima non del mancava, teatro dell'opera. Con questo era sempre suo lì. Chignon leggendario, questa truccatissima. Truccatissima, le ciglia finte con questi occhi ancora bellissimi. Questi gioielli della corona, no? Aveva degli orecchini, mi ricordo, delle perle, dei pendenti di perle bellissime, e queste gambe veramente spettacolari. Ecco. Qui la stiamo vedendo in alcune regina, delle ultime apparizioni, regina. Quando andava a teatro. Simpaticissima. L'opera. Anche lì prendeva la scena. Spiritosa, molto sagace, non la mandava a dire a nessuno, aveva, quando poi si divertiva parlava con accento romano ben marcato. Era molto, metteva in riga tutti quanti. Era una gran bella personalità. Tu prima hai menzionato Totò. Noi riteniamo che sia lei ad aver ispirato Malafemmina. Sì. In realtà questa canzone, che adesso fa anche da colonna sonora all'ultimo film di Sorrentino, certo. Ma no, non è stata ispirata. No, anche lì, quella è una leggenda che lei un po' ha utilizzato. Pare che poi l'avesse scritta per Diana, il grande amore di Totò, ma insomma. Però le calzava a pennello. Le calzava. Perché poi questo personaggio di seduttrice col suo pagliaccetto, insomma, ci stava. Ci no? stava, ci stava tutta. Ricordavamo il produttore Maurice Ergas, che lei ha respinto fino alla fine, tutte le conseguenze, tra cui si dice anche quella di una carriera che si interrompe troppo presto, verso, cioè, alla fine, verso la metà degli anni 60. Sì, sì, sì. Tu hai ricordato anche Dino Risi, che l'ha voluta in un film anche coraggioso, nel Gaucho, in cui lei accetta di recitare un ruolo coraggioso, è una donna sul viale al del tramonto sì, che sogna una donna una famosa carriera. Al tramonto, che sogna la carriera, lì è stata brava, insomma, è stata capace di andare oltre il personaggio per fare una grande interpretazione. E però, anche qui avrebbe meritato più attenzione, ma vediamola un momento accanto a Walter Chiari. Maestro Cecilia è proprio la soluzione giusta. Vabbè, un po' serie B, però è simpatico, premuroso, è giovane. Diventi stanziere, metti a girare la tenuta pure te con l'elicottero. Se ti serve il pilota personale, sto qua io. Ma te gli stai a fare la piazza? T'ha pagato? Sì, magari. No, andiamo a vedere l'obbligo. Abbiamo ricordata l'interpretazione coraggiosa di questa diva sul viale del tramonto. E nel 1966 Silvana Pampanini all'improvviso aveva 41 anni, era una donna ancora bellissima, però rinuncia completamente, o quasi, perché poi c'è stato quel piccolo cameo che tu ricordavi, al cinema. Perché l'ha fatto, Gloria? Ma guarda, lì non l'ha mai detto ufficialmente, perché forse si era stancata, perché forse, essendo così ingabbiata in quel personaggio, a un certo punto non glielo offrivano più, emergevano nuovi sex symbol, il cinema cercava un altro tipo di attrice, un altro tipo di femminilità, un po' meno datata. In fondo lei era contenta così, perché era sempre un gran personaggio. Lei adorava l'amore del pubblico, lei sapeva che nell'immaginario collettivo la Pampanini, lei parlava di se stessa in terza persona spesso, sì. La Pampanini, sta arrivando la Pampanini, diceva, non mi ricordo. Perché lei sapeva che il pubblico l'amava tantissimo così com'era, quindi in fondo non aveva bisogno di lavorare e continuava a fare questi suoi viaggi, ad apparire nelle occasioni pubbliche, bellissima, fastosa. Alla fine no, ma ecco, tu hai ricordato il film di Sordi dell'83, ma è divertentissimo perché lei dà una prova di grande autoironia, perché se ve lo ricordate, lui, Sordi, fa il tassinaro che prende a bordo la Pampanini, cioè lei fa se stessa, per tutto il tempo del viaggio la riempie di complimenti, io sono pazzo di lei è il mio mito, mia moglie è perfino gelosa, lei è tutta molto, molto contenta, poi quando scende dice arrivederla e grazie di essere stata sul mio taxi, signora Coscina. Ecco. E lei lo manda a quel paese, ecco, però è stato questo carino. La dice lunga, la dice lunga sulla sua autoironia, era spiritosa. Anche probabilmente del feeling che ci doveva essere con il regista e attore che l'ha chiamata a intercettare, certo, quel cameo, certo, Alberto Sordi. Certo. La Pampanini, giustamente evidenziavi, non ha avuto forse il riconoscimento da parte della critica che avrebbe meritato, tuttavia poi di riconoscimenti ne ha avuti, intanto l'amore del pubblico, questo cuore che batteva per lei fin dall'inizio. Nel 2003 Ciampi la volle, insomma, ufficiale al merito della Repubblica, ai 70 anni a Cinecittà, insomma, lei è stata protagonista di quella cerimonia con cui si ricordava l'inaugurazione degli studi di Cinecittà. Muore nel gennaio del 2016, sì. Muore lei, che era devota anche a Padre Pio, dicendo no, ho paura della morte, mi aspettano folla in cielo. Esatto, e gli ammiratori anche nell'aldilà, e questo la dice tutta. Lei era molto religiosa, tu hai menzionato Padre Pio, io so che era una devota di Padre Pio, a cui attribuiva due miracoli addirittura.
un miracolo di aver guarito la madre quando era malata gravemente, un altro miracolo di averle risparmiato la morte a lei stessa, perché quando le cadde addosso un armadio pesantissimo, lei riuscì a schivarlo, insomma, lei lo attribuiva a Padre Pio, era una persona molto devota. Molto devota, sì. Senti, sì. Gloria, adesso che tu poi stai per andare a Cannes, e dicevamo quanto la Francia ha amato quella che chiamava Nini Pampam, sì. Che cosa lascia in eredità un'attrice con le caratteristiche che abbiamo fin qui raccontato o rievocato? Guarda, eredità non ne vedo, perché lei, tra l'altro, una delle ragioni del suo successo è stato di aver rappresentato un esemplare unico, non ha avuto né eredi. È stata un po' unica con la sua carica così di... Lei ha scritto un'autobiografia che, con un titolo illuminante, Scandalosamente per bene. Perché poi lei era così. Era così, faceva scandalo, ma in realtà era una persona per benissimo, che pur essendo molto bella, e in un cinema in cui c'erano anche... I Weinstein ci sono sempre stati, certo. I Weinstein c'erano dal pure negli anni 50 me. E 60, però lei... Non ha mai dato adito a nessun pettegolezzo, ha saputo condurre la sua vita con grande rettitudine. Suo padre, tra l'altro, aveva abbandonato il lavoro di tipografo per farle da manager, da accompagnatore, quindi una persona veramente per bene. Scandalosa perché ha interpretato, ecco, qui veniamo alla tua domanda, cosa lascia? Lascia il ricordo di un personaggio orgogliosamente datato, perché è un personaggio datato e orgogliosamente però italiano, molto italiano. Quindi con simpatia, possiamo ricordarla soltanto con simpatia, perché era una persona molto, molto carina, ecco, molto carina. Io ringrazio tantissimo Gloria Satta, che ci ha fatto conoscere e riconoscere la grande Silvana Pamparini. Grazie davvero. Oggi è la giornata mondiale per la libertà della stampa, questa cosa ci coinvolge tutti in prima fila, c'è bisogno di giornalismo, più giornalismo, non meno, ed ecco Massimiliano. Quella che hai fatto... Hai visto Malafemmina? So che non c'entra nulla, ma quando sento il nome della Pamparini mi la scatta... La cantava anche Berlusconi, il mio sangue, nel film Sorrentino. Il mio sangue è una cosa... No. Preferisco Totò, diciamo così, ma per un'appartenenza geografica, non per altro. Hai detto bene, la giornata mondiale per la libertà della stampa, e noi la celebriamo oggi qui ospitando in studio Gabriele Del Grande. Ricorderete la sua storia. La rifreschiamo subito dopo la pubblicità, tra poco.